Salve a tutti e benvenuti in questo video. Oggi parleremo dell'olio del buon samaritano, una ricetta molto potente data dalla Madonna all'uggio di Maria. L'olio del buon samaritano, come ci ricorda la Madonna nel messaggio del 28 gennaio 2020, grandi piaghe e pestilenze generate da virus sconosciuti stanno avanzando sull'umanità. Nel caso in cui, nella zona in cui vivete, vi troviate di fronte ad una malattia altamente contagiosa, come protezione utilizzate l'olio del buon samaritano. Basterà la quantità di una punta di uno spillo sui lobi delle orecchie. Se le infezioni dovessero aumentare, dovete metterlo su entrambi i lati del collo e su entrambi i polsi delle mani. Ogni medicamento dato dal cielo comporta un ingrediente principale che è la fede. Quindi la fede è l'ingrediente principale. In questo articolo troverete, scusate gli errori grammaticali, troverete la ricetta per preparare tutto l'olio, oppure scendendo sotto troverete direttamente il link del prodotto per acquistarlo su Amazon, quindi cliccando sul pulsante Acquista ora con la ricetta già preparata. Andiamo a leggere qualche messaggio dato dal cielo su quest'olio. Portate addosso la medaglia miracolosa. Ci dice nostro Signore di portare addosso la medaglia miracolosa con fede, sia come sacramentale da portare sempre addosso e di metterla dietro la porta d'entrata e sulle finestre di casa che danno all'esterno. La peste giungerà con il suo passo silenzioso e devasterà la vita degli uomini. Solo con l'aiuto di mia madre potrete farcela. Utilizzate la medaglia miracolosa a questo scopo, tenendola alta la fede davanti a voi come uno stendardo di trionfo. Gesù ci ricorda che la fede è tutto, perché il cristiano che, ok, ha la medaglia miracolosa, ha l'olio del buon samaritano, prega il rosario ogni giorno. Anche qui Gesù ci ricorda di recitare il suo rosario, il rosario al prezioso sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi con queste pratiche Gesù ci rassicura dalla peste, dal coronavirus, da tutto ciò che ancora deve arrivare, perché oggi ci troviamo con il Covid-19, però l'Anticristo ha preparato altre malattie e in queste malattie ci sono anche cause esterne, come abbiamo visto nel messaggio dell'Arcangelo Michele del 5 dicembre. Tra pochi giorni uscirà anche quello del 15 dicembre. E quindi anche questi asteroidi che sono nello spazio, dove la Terra si sta avvicinando a questi asteroidi sparsi nel nostro sistema solare, l'incontro con la fascia degli asteroidi, con il loro campo gravitazionale, porterà il nostro campo gravitazionale a subire uno scontro tra questi campi gravitazionali. Il risultato qual è? Terremoti, spostamento delle faglie tettoniche e quindi tanta sofferenza per tutto il mondo. E questa è scienza, questo non è catastrofismo. Il Signore ci parla anche di scienza, quindi ci spiega che ci troviamo in un momento dove l'Anticristo sta cercando di controllare con la paura, con la tecnologia, l'umanità, ma ci troviamo anche in un momento dove la Terra si sta mettendo in rotta di diversi campi gravitazionali, che sono i pianeti, gli asteroidi, che questi purtroppo porteranno a devastare sotto anche l'influenza del Sole, di Giove e degli altri pianeti, tutta la Terra attraverso i terremoti, che saranno sempre più frequenti e porteranno poi a eruzioni, a tante piccole catastrofi. Dentro il Covid-19, dentro il Covid-20, 21, 22. E quindi Gesù e la Madonna ci invitano ad avere l'ingrediente più importante che la fede. Perché? Perché con la fede
gli angeli che sono sopra di noi, sono nel cielo, sono nelle dimensioni spirituali, aspettano con impazienza che i figli di Dio comincino a elevarsi nella fede, quindi indossano la medaglia miracolosa, si vanno a curare con i medicamenti del cielo che troverete in questo articolo, come l'olio del buon samaritano, ma abbiamo anche altri medicamenti che la Madonna ha dato e che troverete qui sotto nel link di descrizione su YouTube, che sono tutte le varie piante, tra cui l'echinacea, che è una pianta potentissima attraverso il quale il sottoscritto ha sconfitto il coronavirus 19 e più di una volta. E quindi facciamo felici gli angeli che sono continuamente nei cieli, quindi nei cieli della nostra atmosfera, con i loro corpi gloriosi, pieni di luce, e non aspettano altro di vedere noi, figli di Dio, che ci copriamo con questa armatura che è la fede, con questi alimenti, e dimostriamo a Dio che vogliamo aumentare il nostro cammino di santità, mettendo in pratica giustamente questo aiuto che la Madonna ci dà attraverso l'olio, la medaglia miracolosa e la preghiera. Però da parte nostra ci deve essere anche l'impegno di pregare, di stare meno davanti alla tecnologia, come devo fare anche io, per portarvi questi contenuti dove non ci guadagno assolutamente niente, o magari ci guadagno qualche centesimo, ma è giusto per mandare avanti il canale YouTube e non per togliermi qualche soddisfazione, perché la mia unica soddisfazione deve essere quella di servire il Signore. Io vi lascio quindi il link in descrizione con la possibilità di acquistare l'olio, ma potrete anche acquistarlo direttamente sul mio blog e attraverso il pulsante di Amazon. Ovviamente il prodotto non è mio, ma io, diciamo, ci andrò a guadagnare tramite l'affiliazione 5, 6, 7 centesimi su questo prodotto. Anche se sono pochi, almeno mi aiutano poi durante il tempo a ripagare il blog, anche se le spese sono veramente irrisorie. Qui troverete di nuovo tutta la descrizione per preparare l'olio del buon samaritano e prima di concludere, ci troviamo su questo PDF, che è il PDF che troverete in descrizione, dove la Madonna ci invita a ricordarci tutti quelli che sono i medicamenti per combattere il coronavirus e tutte le varie malattie che sono state già preparate. Quindi la Madonna qua ci ricorda attraverso l'olio del buon samaritano di non esporci all'aria aperta ed usare quindi l'olio del buon samaritano. Quindi qua la Madonna ci ricorda che dobbiamo proteggerci per minimizzare la nostra esposizione alle scie bianche che coprono l'atmosfera, quindi non è una cosa da complottisti o negazionisti, ma l'inquinamento atmosferico aumenta la produzione, il formarsi di tumori, grazie poi all'uomo che va a respirare l'aria inquinata sia nelle strade sia nel cielo. E quindi qua troviamo sia tutto ciò che riguarda l'olio del buon samaritano, ma anche questa favolosa pianta, l'echinacea purpurea, attraverso la quale, come ho detto prima, ho sconfitto per più di una volta il coronavirus. E quindi vi lascio in descrizione anche questo PDF, insieme al link di Amazon. Vi invito a iscrivervi sul mio canale YouTube e vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo.